Ti giuro che oggi proprio una matta voglia di scoprirlo con te oggi, proprio, cioè... Allora, benvenuti al primissimo episodio del Discord Stress Match. E oggi siamo in compagnia di Irascibility. E anche di Cristo. Spiegate voi cosa appunto andremo a fare oggi con i codesti partecipanti sotto. Il Discord Stress Match consiste nel prendere tutti i concorrenti, spogliarli completamente. Round 1. Ciao Caparezza. Buonasera. Come stai Caparezza? Ti sentiamo benissimo, ti sentiamo. Oddio, ma è un pe... Noi ti proponiamo un obbligo e sta a te scegliere se accettarlo oppure essere squalificato. Allora, io ce l'ho un obbligo da darti. Allora, lo vedi quello, quella specie di scheletro rosso che c'hai alla mia destra? Puoi lanciarlo molto forte sul muro. Ma tu lo devi rompere, lancialo tu fortissimo, devi lancialo romperlo, fortissimo. Devi sfondarlo. Non sentito niente. Allora, partiamo dal presupposto che sono immutato. Io c'ho un'idea, hai una bacinata d'acqua? Sì. Riempila. A few moments later. Voilà. Fammi vedere. Aspetta, fammi mettere. Dobbiamo preparare per emergenza. Un consiglio che ti posso dare è allontanati molto dalle tue periferiche da game. Esattamente. Vai bello lontano. Il consiglio di mettere l'asciugamano per terra più che lì. Ma raga, state calmi, per favore, un secondo. 2, 1, olè! Tutto addosso, tutto qua insieme. Vai, vai, tutto addosso! Rovesciala. Grazie mille. Vuol dire che Dani è fuori. Ciao. Vabbè. Round 3. Ciao Raider, sei pronto a partecipare ad una sfida di Discord Stress Match? Assolutamente, non so di cosa si parla, però va bene. Molto bene, molto. Perfetto, perfetto. Allora, Raiderino, adesso attiva la webcam, attiva. Ok. C'è tua mamma a casa, c'è tua mamma? No, sono da solo a casa. Chiama il tuo migliore amico, chiama. Al telefono. Sì. E digli che sei gay, digli. Però devi fare, cioè devi fare, oh senti fra, ti devo cioè, dire una cosa però è abbastanza serie, importante. Ciao Imberazione, come stai? Oi, come stai? In piedi tu? Che cazzo ti rispondi? Ti volevo dire una cosa da tanto tempo, te la posso dire? Aspetta, è una cosa importante, che riguarda me. Non prendermi in giro per favore, tipo anche. È una cosa molto importante per me, non prendermi in giro. Cioè, se dici che sono serio. Ah, io sono serio, va bene. Microfono. Ah, io in realtà, cioè io in realtà sono gay. Bro, guarda che sto serio. Guarda che sto serio, non sto scherzando. No, non gliel'ho ancora detto. Lo so, io dovrò dire prima o poi. Non lo so, cioè purtroppo è da un po' di tempo che me lo sento. In realtà tu, anche tu mi piaci da tanto. Più a tenerlo dentro, mi dispiace. Neanche il cazzo. Grazie. Un consiglio, aspetta, come lo farò a dire ai miei genitori? Non glielo dici. che merda. Che merda, mio amico. Okay. Vabbè, mi ha chiuso. Buonasera, il barese napoletano. Il barese napoletano. Madonna, ma sei pronta a questa fantasmagorica sfida del nuovo Discord Stress Match? Aspettate, però, devo pigliare un attimo il mio portafoglio. Ok ragazzi, ok, ho preso il mio portafortuna, allora. Ok. Cos'è? Cosa c'è su quel portafortuna? È una bellissima taglia, signore. Andrea, no? È il mio portafortuna. Ok, perfetto. Allora, obbligo, okay. Mettere. Puoi rompere, hai un martello. Posso trovarlo. Cioè, puoi adesso rompere non so la finestra dietro di te. No! Ok, aspetta. Ma no! Allora, hai una finestra aperta, bella potente. Sì, hai voglia. Diciamo, voglio urlare qualcosa. Oh, sì, mi piace. Ma io urlo tutto il giorno. Ah, quindi ti conoscono già i vicini e tu, allora qual esatto, è il problema? Urla, tutta questa parola devi urlare. Mi devo liberare di questa cosa. Io sono gay, in nome di Dio, mi piace il pisello. Così, devi urlarlo. A posto, allora. Urla, fallo sentire bene, vai. Fallo sentire bene. Sentirsi a squarciagola. Devo fare una conferenza. Dio, mi ha creato perché sono gay. Mi piace il cazzo. Grazie, complimenti, sei entrato adesso a far parte della finale del Discord Stress Match. Round 5. Buonasera, Ray.
Ciao Ray. Ciao Ray. E ti è uscito. Ciao. Oh, fanculo, ci vediamo. Va. Buonasera di nuovo Ray. Okay, oh mio Dio, ma sei una UVU girl, sei! Ma a parte quello è fottutamente in 20 pixel! Allora, sei pronte per la sfida del Discord Stress Match? Molto bene, molto benissimo, molto benissimo. Bene. Hai un migliore amico? Però non è qui. Chiamalo. Però lo puoi chiamare. Okay. Se tu lo chiami e gli dici... Ragazzi... Allora, io sono dell'idea che i migliori amici abbiano sempre un interesse sessuale verso la migliore amica. Quindi, io non lo so, se tu chiami il tuo amico e gli chiedi ti prego, vieni a casa mia, ho proprio voglia di fare sesso con te, per favore. Lo puoi fare? Lo puoi fare? Sono caldissima, ti prego. Io lo faccio. Oh mio Dio, veramente! Ti prego, attiva la webcam e fai sentire la chiamata, ti prego, fallo. Vai, si deve sentire, si deve sentire. Attiva la via voce. Fili, parla un attimo, Fili, parla. Si sente. Perfetto. Ti giuro che oggi proprio una matta voglia di scoprire con te oggi. Farmi sbattere potente. Cosa? Urlato. Dici, puoi venire a casa mia. Dici che stai da solo a casa e hai già i preservativi pronti. Avvicina il microfono, voglio sentire. Ho preso il sono a casa da sola. Dove abiti che sto arrivando? Io lo sapevo, ragazzi. Non è possibile, questa è una teoria veramente... Ma veramente sfatata! Jake! Dimmi! Posso dirti una cosa e farti vedere una cosa? Prego, vai! Mi piace una persona, però non so come dirglielo. Mi aiuto! Non mi dire che è il tuo migliore amico, non mi dire. Mr. Jake, la persona che amo sei tu. Ti adoro, sei tutta la mia vita! Ciao, grazie mille. Se ci incontriamo alle fiere, ci facciamo una foto anche lì, dai, va bene? Dai, ci sentiamo, Ray, ti sposto sotto. Sei nei finalisti. Ciao, Ray. Round 6. Ciao Charlie. Buonasera Charlie. Allora Charlie, attiva la webcam, attiva. Oh, ma sei anche tu una UVU girl. Ma è il tuo Discord. Let's go. Anche tu 2 pixel. Tu hai della Nutella un gelato a casa? Ho appena finito di mangiare un cornetto. Molto bene. Hai il gelato con le baschetta o la Nutella? No. Hai un gelato? Gelato? Ho un'idea. Hai mai visto Sugar One con... Aspetta, Sugar One, questa è un'altra cosa. Sugar One Cup, l'hai mai visto? No. Molto bene. Sei pronta a tutto? Va bene, certo. Sei una persona con tanto stomaco? Abbastanza. Bene. Allora accetti la sfida, allora? Accetto assolutamente la sfida. Fantastico. Come fai a mangiarlo? Merda. Charlie, tu non sei umano, te come fai a mangiarlo? Ferma, stoppa tutto. Tu devi fare la criminologa, devi fare, non lo so, il chirurgo, devi fare, perché hai uno stomaco d'acciaio, come cazzo è possibile? Va bene, puoi pure andare, grazie mille Charlie. Grazie mille. Ciao. Oh, cerchiamo qualcuno che c'ha sta cazzo di Nutella e facciamogliela spalmare. Vai, in faccia. Tostino, ce l'hai la Nutella? Allora, è finita, però forse ce n'è poca. Va benissimo. Controlla arriva, se ce l'hai. Arriva, vado a controllare. Vai. Intanto accendo la cam. Vai, accendi la cam. Sei pronta a questa sfida qui? È già partito, non è un cazzo. È già partito. Ma cazzo, ma sto cazzo di elgato. Ma manco solo io che c'ho sto cazzo di elgato. Pure io non c'ho sto pisello. Allora, real. Ho trovato lo sciroppo d'acero. E spalmatelo tutto in faccia. Bello, okay. Così ti fai una bella skin care. Anche sui capelli, anche sui capelli, così fai bello shampoo. Schifo, no. Sui capelli no, eh. Oddio. Oh.
Bello, sì, proprio una bella mamma, una bella skin care, bella cipria. Ma è di più. Di più. Ti prego, posso morderti, ti prego. Tu collo. Bello, la colonia e via, a posto. E mo si va a prendere le pupe. Bellissimo. Buona doccia adesso. Grazie. Tanto pochissimo. Ragazzi, ma non può manco uscire dalla chiamata perché tutte le mani. Non ci puoi neanche togliere le cuffie. Fai una cosa, dai una testata all'indietro che ti scivolano via le cuffie, vai. Perfetto. Bellissimo. Non un cazzo. Sei un cappellone assurdo, sto stino, guarda. Aspetta, veramente. Infatti. Ok. Tostino, hai vinto lo stesso. Tostino, bravissimo. Bravissimo. Va bene. Ciao. Va bene così. Ciao, Tostino. Ciao. Oh, ragazzi. Aspetta, ragazzi.